non si è ancora montato la testa, speriamo che resti genuino come i suoi polli, come i polli del suo pollaio. No, no, come si, lui è il pollaio, il negozio del pollaio come si chiama, Giuseppe? Sì, no, non lo sai, il negozio del pollaio come si può chiamare, l'inferno dei polli. L'inferno dei polli. Allora, rullino i tamburi, squillino le trombe per accogliere Bruno il pollaio, eccolo qua. È grandioso, straordinario, è pronto. Buonasera. 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 Minchia ragazzi. Vedete, è andato. Si capisce. Mettete il rullato. In televisione si capisce quando un uomo ha successo. Cecilia, mettete il rullato, te le gabbane, sono tutte sì, che non 5 minuti, le mettiamo dalla casa, sono tutte mie. Manco la fuga del polo, mettete il rullato sotto. Saluta da bambino. Ma non è giusto. Mettete lo stolato, questo sono da qua. Ora serio, presidente Rano. No, per questione di scena. Dicevo, sapete da dove si capisce se un personaggio diventa importante in televisione? Dal microfono. Lui ha cominciato col microfono a gelato e adesso ha il suo microfono, che è quello a spillo che usiamo tutti. Così si capisce da questo. Ma non è che sono importante. Tu sei importante, sicuramente. Allora, Bruno, che cosa è successo in questi giorni? Mi scuso per ieri sera, perché si spacciava la maglia. Ieri ti abbiamo aspettato. Si spacciava la maglia, voi ci calavo, un gatto che si c'era. Povera me! E la macchina che guasto ha subito? Funebre. Allora, le scuse le abbiamo accettate, quindi, però oggi sei arrivato. Vedo che anche migliora il look, ancora siamo un po' più elegantino. Grazie. Senti, che è successo in queste ultime ore, questa era di popolarità? Ma non è bene questo parola, perché? Siamo bressi. Perché? Tutte le autografi. Ah, quindi non vende più i polli e fa autografi? No. No, i polli no, l'autografo da polo. L'autografo sul pollo, non è possibile, da dove l'autografo sul pollo? Tu faccia capire, Bruno, le persone che l'hanno vista in televisione vengono nella sua polleria, come si dice, lei è il pollaio, perché lei è pollaio, dei polli vivi o dei polli... No, dei polli... Polli vivi, macellati freschi. Macellati freschi, erano vivi. Allora, vengono da lei, nel suo negozio, a Cibali, e le chiedono l'autografo, lei immagina di doverlo fare su un fogliettino, come lo facciamo appunto, sul pollo, e come lo scrive l'autografo sul pollo? Non lo so, nel giro che comincia a fare. Ce l'avevo mandato, sta parla, c'è folla, poi facciamo un bollo. Ah, ho capito, lei dice, ma ora c'è folla, poi lo fate dopo. Che cosa c'hai qua? No, non è una camicia che ti stanno inquadrando. Che cos'è? È un foglio di carta regalo, non è che la camicia. Che cosa c'hai qua, Bruno? Le sigarette, porta sigarette. Allora, mi hanno chiesto di far raccontare a Giuseppe una barzelletta con Bruno davanti. Perché tanto io. Non c'è. Cioè, ma potessi votare, magari con me, andiamo a scattacolo, ma che bondaggio, un buio, che problema c'è? No, una barzelletta, puoi ir ora, no, mi viene? Avanti. Permette che ci vuole una barzelletta. Su che cosa la vogliamo ora? Possiamo raccontare quella barzelletta che mi piace tanto? Oppure ne raccontiamo una dedicata al maresciallo? Facciamo i carabinieri ora e quella per finale. Sera. A un certo punto c'erano un carabiniere e un poliziotto che avevano questa passione in comune per la caccia. Nonno Sangunzano dice, sai, io ho la passione della caccia, dice, magari. E allora perché non ci andiamo assieme? Dice, bella, dice, la caccia a me mi piace, andiamo assieme. Se non che se puntano solo un appuntamento, Opigno, no? Opigno, gesso bianco, classico appuntamento, Pigliarasi, una caccia e Opigno, gesso bianco, ne fa capolinea, o 23, o 523. Se non che a un certo punto, insomma, sono un appuntamento bravo, appena scendono la macchina, c'era il... questo carabiniere con tutto bardato che pareva Rambo, no? C'aveva due fasce di proiettile messo a fossile, due cartucciere, no? Due fucile, il cappello di Indiana Jones, cotello di sopravvivenza, il stuvale pare che se ne va a pigliare in giro, una cosa bestia, ma sta capendo quando parlo io, sì. Se non che a un certo come da lì a fare, no? A un certo punto scende magari un poliziotto. Scusami, Giuseppe, Bruno, lei che lingua parla? Catanese. Che è diverso. Se non che scende un poliziotto dalla macchina. Il poliziotto non è che aveva tutto questo fucile, cartucciera, no, assolutamente. C'aveva due cose soltanto, ovvero una collana con 10 fischetti di pochino da labbro e una cintura con 10 mazzola.
no Mazzola che giocava con l'Inter e manco Pace che giocava con Torino, Mazzola, che sarebbero i Mazzoli, i Manganelli, insomma, giusto, non è, se ne capiamo, i Manganelli, però tutti di misure diverse, 10 Mazzola che ci venivano davanti ad arrere, insomma, era così, e questi 10 Frescaletti. Bene, dice, scusa, dice, ma come siamo come là? Cioè, non ti preoccupare, c'è chiaro con me, andiamo a macchina. Noi io ti seguo perché poi me ne vai per fatte me. Comunque partono queste romagne, arrivano nel luogo, diciamo, predestinato per la caccia, scendono, dice, guarda, ci ti faccio vedere il mio metodo di caccia, dice, che credimi è una cosa meravigliosa, c'è un metodo che ho sperimentato io, c'è bellissimo, guarda, ci ti faccio vedere. Apre il taschino della sua mimetica, perché i cacciatori hanno la mimetica, no? Per mimetizzarsi per gli animali, apre il taschino ed esce fuori una rullina. Arlina sarebbe un metro che da casa tira, no? Dice, guarda, ti faccio vedere, dice, vedi quel buco per terra? Dice, quella è una tana. Tana della miseria, c'è, guarda che bella tana che c'è qua. Dice, quella è una tana, dice, veramente è una tana, c'è una tana. Dice, guarda, ti faccio vedere come funziona il metodo. Pigliava la rullina, misurava la tana, 6 centimetri, dice, quindi 6 centimetri corrisponde a Friscaletto numero 6 e Mazzolo numero 6. Che vuol dire? Ti faccio vedere. Coppo di Frescaletto. Prova ancora. Come li chiami i polli? Passiamo via. Scusa. Mettiamo che ci sono i polli, là. Ma cosa più strana, sai che è la cosa? Che prima non ne uno. Ora sono andato in casa non sole. Ah sì? Perché anche i polli si riconoscono, ma è mondiale. Cioè, fammi capire, cioè, prima di venire qui casualmente, lui è stato casualmente, era lunedì nel pubblico, ha fatto una domanda ed è nato Bruno il pollaio. Cioè, i polli prima tu li chiamavi e non venivano. Manco ammazzati, se no. Ammazzati perché tu immazzi a poi i polli. Invece adesso che succede? E come li chiami? C'è bisogno, i polli ce l'ho, no, perché solitamente nella vita uno dice io conosci i miei polli, invece è il caso di polli che conosci, se non che dicevo, dice, guarda, faccio vedere, misura la tana con la rollina, 6 cm uguale, fischietto numero 6, Mazzolo numero 6, e allora ci va, Frisca andò a Frescaletto, esce un coniglio dalla tana al suono del fischietto, proprio esce un coniglio, come ne esce un coniglio, dico, come Mazzolo, bam, dai testo, coniglio, poverino, ma non è come ammazzato, insomma, no. Ubbiamo un po' a capo, giusto, ci hai visto, dice, questo è un metodo meraviglioso, dice, guarda che bello, 6 centimetri, Frescaletto 6, Mazzolo 6, c'è bello, dice, guarda, ti faccio vedere, c'è un'altra cosa, guarda, quella è una tana, 8 centimetri, ci vedi, 8 centimetri, Frescaletto numero 8, c'è Mazzolo numero 8. E allora ci va, nesci bello leprotto, bella una cosa, ci va, guarda, che appena nesci la testa, pam, coppo, andai adesso leprotto, ci hai visto? Sopprendevo, andai cintura, magari chirici, hai visto? Questo è un metodo. E dice, io però ci vuole per nei chirici, sai, dice, perché ho da montare di servizio, c'è tutto, la so qua, ma noi ci aspetto, carabinieri, dice, senti, ci può passare questo metodo a me, perché io volessi provare, magari io, guarda, sai, c'è uno a sparare, fa sgruscio, ce lo provo io che mi piace, c'è Frescaletti, Mazzoli, ci va bene, trasso magari a rullino, a mezzo, ci poi mi porta a mia casa, se non che il poliziotto se ne va, la sera, un poliziotto si raccoglie a casa, la moglie comincia a dire, dice, Cammello, che c'è, che fu, chi è, che succede, ma come, dice, niente, sai, no, dice, niente, sai, c'è, che fu, c'è un tuo collega, ci chiedo, tuo carabinieri, che oggi se ne viene con te a fare la caccia. Dice, allora, ci chiede, portavi cose? No, dice, che portavo? Non portavo niente. Ci chiedo, dice, è ricoverato all'ospedale. Come ci ricoverato? Sì, tutto ingessato, c'è una cosa bestiale. Ma come, ce lo sai buono? Dice, che come era? Dice, no, sai, ci controllo, dice, perché è ricoverato grave all'ospedale. Come, mi stai preoccupando? Io sto pigliando la macchina e il poliziotto, arrivava all'ospedale, effettivamente c'era chiesto che era coccato un doletto, tutto ingessato, aveva una blocca, da facci. I mano solo libere, giusto, era tutto in questa parete, un bambinetto, un nuovo presepio, no, era mio, sono così coccato, un nuovo letto. Ma che come è? Dice, collega, che fuori? Hai che fuori? Non mi rende niente. Ma non sta sto due metodo, bello, uomo bello. Dice, che vai che come è? Niente. Visto una bella tana? Come hai visto io ristorare la musura? Musurai la tana, Carolina? Dice, allora, 6 metri e 40 rui. Natana, 6 metri e 40 rui, sì, ora non avendo io il Frescaletto 640 rui e manco a Mazzolo 640 rui, pigliai il Frescaletto numero 10, che ero più grossi di tutti, io Mazzolo numero 10, e allora mi sono andata, ci manco tempo a rifrescare,
non ne scivo zero. Giuseppe Castiglia, grazie anche a Cecilia che poi torna dopo col Pantan. Grazie, ci vediamo dopo.